quello che mi ha convinto quando mi è stato chiesto di scrivere qualcosa sulla nostra storia è stata la possibilità di fermarmi a pensare al denaro come strumento, Satispay come strumento e a come alcuni passaggi della mia vita mi avevano portato probabilmente un po', fosse scritto che finissi a lavorare su un progetto di questo tipo. Quindi, come diciamo sempre, scrivere è fondamentale per capire, per entrare in profondità delle cose e scrivere un libro è stata la possibilità per capire fino in fondo. Forse per la prima volta perché sono finito a fare Satispay e perché Satispay è fatta in un certo modo. Il messaggio che spero che passi con questo libro è quello della libertà, di quanto quando siamo liberi possiamo essere forti, felici e capaci di creare cose speciali e come il denaro possa renderci liberi. Ma solo ed esclusivamente se lo viviamo come uno strumento. Se il denaro diventa il nostro fine, diventa l'obiettivo e non più uno strumento per fare, acquistare, creare, investire, invece in quel momento diventiamo schiavi. Mi piace pensare che questo libro lo legga a qualcuno in una fase critica e chiave del proprio percorso professionale, che magari ha paura di prendere dei rischi e che sia da ispirazione perché questi rischi vengano presi e corsi. Perché rischiare quel poco che abbiamo in realtà vuol dire investire in noi stessi. Casa Satispay per me è un tentativo, spero abbastanza riuscito, di creare un luogo dove si può stare bene, vivere bene e essere creativi, perché in qualunque cosa si voglia realizzare abbiamo bisogno dei creativi e che chiunque, qualunque lavoro faccia all'interno di Satispay sia stimolato a pensare in modo creativo, a trovare soluzioni creative per creare il miglior prodotto possibile per trovare soluzioni che oggi ancora non esistono. E quindi sì, questo è quello che spero sia Casa Satispay, un posto che stimoli la creatività. Sono sempre stato appassionato di architettura, sono cresciuto in una casa piena di oggetti di design, la ricerca del bello in ogni cosa mi ha spinto molto e mi ha fatto desiderare di essere io stesso architetto, designer per poter creare il bello. Poi tante altre passioni e curiosità mi hanno portato a scegliere un percorso di studi economico che pensavo mi avrebbe dato più possibilità di scegliere diversi settori in cui poter lavorare. E infine penso questo desiderio di creare qualcosa di bello e funzionale, sia poi stato più che soddisfatto dal poter creare Satispay, un servizio volto a essere funzionale e semplificare la vita delle persone, in cui credo ci siano anche forti elementi di bellezza, di ricerca, del design.